E bella a tutti ragazzi, qui è Bazu che vi parla e oggi siamo su un nuovo video su uno dei giochi che ho acquistato. Allora, ho recentemente acquistato prima Inversion, un gioco su cui farò anche gameplay. Sembra molto forte, lo sto appena adesso installando da Steam, perché è un gioco che si basa sulla piattaforma Steam. Poi ho comprato Vampire Saga. Il problema è che contiene tutta la saga di Vampire Saga. Bene che è una ripetizione, però cominciamo a giocare al secondo capitolo. Secondo. Cioè loro ti propongono come secondo il migliore. Inseriamo Bazook. Vi informo, questi gameplay non li taglierò per la questione della storia. Vuoi imparare a giocare? Sì. Le informazioni utili vengono registrate nel tuo diario. Mi sento disorientato. Ho ripreso conoscenza fuori da una città abbandonata, incapace di ricordare il mio nome o cos'era successo. Mi giravano in testa immagini sfocate, ma niente di concreto. Sono sicuro soltanto di due cose. Uno, la mia moto è distrutta. E la seconda? Ah, la prima è 1. E la mia moto. E poi la seconda è la mia moto è distrutta. Le aree illuminate contengono un oggetto che potrai usare più avanti. Clicca qui per cercare l'oggetto utile in quest'area. Trova tutti gli oggetti sulla lista. Sembra tipo un punta. Muovi il cursore su questa torcia. Il nome dell'oggetto. Prendi. Clicca. Wow, sai cosa me ne farò di questa? No, non serve. Oi, illuminati, ma la bestia. Dov'è sto tubo? Prendi sto tubo. La falce? Dov'è la falce? Dai. Dov'è sta falce? La cinghia, prendi la cinghia. E dov'è sto termometro? Oh, non serve. Cosa fa? Il pipistrello potrà essere molto utile. Autoparlante. Ah, porta monete. Usa un aiuto se non riesci a trovare un oggetto. No, io li trovo gli oggetti. Boccale. Tronchese. Questo. Borsetta. Questa. Ah, questa. Porta gioie. Questo. Il termometro. Questo, ma chi l'aveva visto? Non è vero. È spawnato ora. Ok. Hai trovato qualcosa che ti potrà. Quando vedi l'icona della macchina fotografica significa che puoi scattare una foto dello scenario attuale. Metti a fuoco per scattare una fotografia. Ricordo solo alcune immagini del passato. Forse delle foto mi aiuterebbero a ricordare dove sono stato e cosa ho fatto. Questo tizio sbaglio è comparso dopo la fotografia. Forse questa pellicola è stata esposta due volte. Clic per proseguire. Oppure non sono solo. Dun dun dun! Era un rubino? Cioè, ma... Allora, adesso mi spiegate. Chi? Ah, beh, ovvio, perché devo trovare dei rubini che poi incastenerò in un... Ma...
è partito lui, che qua sembra drogato. Poi qua trova il coso. Poi... Ma ci rendiamo conto di che cosa stiamo giocando? Per fortuna che ho trovato una macchina. Una macchina fotografica, neanche la mia, no, ho trovato quella di uno sconosciuto. Nella mia borsa, giustamente. Mi tornerà utile. Ho una strana sensazione che qualcuno mi stia osservando. Beh, no! Guarda, soltanto nella foto c'è dietro una specie di alieno con degli occhiali che ti vuole malamente uccidere. Ma, a caso, eh? O forse è solo nervoso in seguito all'incidente? Non so tu che incidenti fai, ma di solito quando si fa un incidente non si vede una specie di persona che ti sta osservando per ucciderti. Scatterai automaticamente foto quasi in tutti gli scenari. Potrai cliccare su queste foto per spostarti direttamente negli scenari. Fantastico, quindi c'è tipo un metodo di teletrasporto. Cioè faccio così, mi teletrasporto lì. Ho capito, ma che utilità ha adesso? Ora hai completato il tutorial. Ottimo lavoro. Ora state. Ok, andiamo qua. Va bene. Allora, c'è qualcosa. Beh, scusate, se non prendete un tappo di un serbatoio e una bottiglia di olio non siete nessuno. Ah, aspetta. Ah no, io no, giustamente cosa faccio? Io non posso non fregare le manovelle per accendere la corrente. Manca l'interruttore. Ma me lo sono appena fregato! Non ha senso avviare il motore finché non ne ho riempito il serbatoio di benzina rimosso dalla catena del cancello. Cosa? Ma quali problemi hai? No, aspettate, com'è che si chiama? Qualcosa è andato storto. La benzina del serbatoio della mia moto potrebbe tornarmi utile. Bottiglia verde! Ok! Cosa dovrei fare? Ho capito. Scusate, chiedo l'aiuto, ma... Cosa ho appena fatto fino a... Niente. Cioè, sto gioco non funziona. Per niente, ragazzi, non funziona. Non funziona per un corno sto gioco. Perfetto. Non morde, lo sai. È appena entrato mio fratello con una coccinella sulla mano dicendo che non mordeva. Le coccinelle non mordono. Ok, ora che ce l'ho fatta. Wow, che genio! No, torna di là. Che c'è? Qua c'è qualcosa che brilla. Ah, ecco. Attiva tutti gli interruttori. Boh. No, scusate, non so, chiedo a voi. È normale che ci sia un ninja... No buono. Non mi piace. E la madò, questa città qua, guarda. Poi con quello lì che salta via in giro fatto di fumo nero con gli occhi rossi, cioè... Mi istiga proprio. No, non mi serve il pendente. Che diamine! Qui c'è qualcun altro oltre a me. Quando ho aperto il cancello, lui o lei è corso nella città. Era così buio che ho intravisto solo un'ombra. Buio, ma se... Ma... Camminare da solo per queste strade abbandonate non è il miglior passatempo. Questo posto è inquietante. Sembra un'unica grande tomba. No! Sei finito in una città abbandonata che si chiama Hell Lock. Hell, se non sbaglio, significa pure inferno. Questo posto... Ma forse mi sto lasciando trasportare dall'immaginazione.
secondo me non ti stai lasciando trasportare dall'immaginazione, ma qua c'è un'accetta e giustamente cosa facciamo? Prendiamo l'accetta. Andiamo qua. Ah no, 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 beh, lo sanno tutti che si fa sui contatori della corrente questa cosa. Non c'è più corrente. Ah. Cos'è Minecraft nella vita semireale? Ok, adesso possiamo andare avanti. Sì. Sì. Normalissimo. Mi capita tutti i perfetti giorni questa roba qua. Comunque, per oggi è tutto. E mi raccomando, mettete mi piace dappertutto. Scrivetemi nei commenti se vi piace questo gioco, se lo devo continuare. Cioè, almeno un capitolo lo voglio finire, perché cioè, mi sembra intrigante. Sembra comunque un gioco bello, divertente. Non sembra una cavolata assurda, proprio schifosa. Però diciamo che è bello. Ditemi nei commenti se andare avanti. E mi raccomando, mettete un sacco di mi piace. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. E ciao!